Benvenuto, bentornati nel canale. Oggi abbiamo le immagini, tra virgolette, ufficiali del nuovo Mini 3. E abbiamo anche, diciamo, tra virgolette, i prezzi e di conseguenza le vediamo insieme, ne parliamo, vi racconto e vi dico la mia. Se sarà confermato quelli che saranno i prezzi e soprattutto la versione, quella che vi farò vedere oggi, è un drone conveniente oppure magari conviene non farne di nulla. E di conseguenza ve ne parlo, vediamo le immagini in questo video. Ma prima, come al solito, vi chiedo semplicemente un like al video, un piccolo contributo alla crescita del canale, anche con un'iscrizione se ancora non siete iscritti. Dunque iniziamo a parlare di questo, di questa novità, che sono ormai le immagini che molti di voi avrete già visto in rete del prossimo, in uscita del prossimo Mini 3, che toglierà il Pro e la versione sarà solo Mini 3. E questo nuovo quadricottero avrà delle caratteristiche ovviamente inferiori al Mini 3 Pro, come vi avevo già raccontato in un video di circa una settimana fa. E vedendo le immagini, cambia un po' nella parte superiore, cambia un po' nel frontale dove sono i sensori, e quelle che sembra siano le caratteristiche minori rispetto al Pro sono proprio i sensori di evitamento ostacoli, che non ci saranno. Poi rimane il dubbio se poi ci sarà o meno l'active track, perché come vi ho già detto, DJI ha sempre sostenuto che nel Mini 2 e nel Mavic Mini non ha mai attivato la funzione Active Track, proprio perché non erano presenti i sensori. Di conseguenza l'azienda cinese ha sempre preferito non attivarli. E allora mi chiedo, in questo caso, togliendo i sensori nel Mini 3, facendolo diventare appunto Mini 3 da Mini 3 Pro, ci saranno ancora l'Active Track? Spererei proprio di sì, perché altrimenti ora vedremo i prezzi, vedremo più o meno il prezzo, e allora sì che il gioco non varrebbe la candela. Anche perché il prezzo, diciamo, di cui sembra trattarsi nella versione, in questa versione, vediamo subito le immagini di questo drone, sono queste. Vedete, il drone nella parte frontale, come vedete, è diverso, ma abbiamo anche delle immagini che riguardano proprio la versione, che è la versione combo, versione che non viene distribuita nella versione Pro. Infatti vi ricordo, la versione Pro costa oltre 1000 euro con l'RC e il drone e una sola batteria. Poi per farlo diventare combo è necessario acquistare il kit con il caricatore e le due batterie aggiuntive, che costa intorno a 189 euro, mi sembra. E di conseguenza un drone che va a costare intorno ai 1250 euro in questa configurazione. Questo Mini 3 che sta per uscire sembra che vada a costare intorno ai 1000 euro nella versione combo, di conseguenza 250 euro meno, che alla fine con lo smart controller e tre batterie potrebbe essere anche un bel affare. E se sicuramente questa è una certezza, non ci sono i sensori anticollisione, e a moltissimi questa cosa non interessa, per cui potrebbe essere un affare risparmiare intorno a 250 euro. Dall'altra, se poi non compare le funzioni Active Track o anche di gestione di soggetti, di focus track e quant'altro, ma allora le cose cambierebbero di molto. Allora alla fine, secondo me, converrebbe prendere il Mini 3 Pro con una batteria, poi uno vedrà come gestire eventualmente un futuro acquisto rendendolo combo con l'acquisto di due batterie a parte. Per cui non è chiaro se questo drone sarà fra virgolette conveniente oppure no. Al momento di Rainy, ditemi voi cosa ne pensate qua sotto nei commenti, sono curioso. Ci si vede alla prossima. Ciao dai Big, una location diversa dal solito, una location, mi trovo in Trentino e sto facendo un piccolo giro, ho fatto anche un contenuto video, presto vedete nel canale. Ci si vede alla prossima, ciao a tutti dai Big.